Io mi aggancio a quello che ha detto adesso Sandro, un po' più dal punto di vista tecnico-trasportistico. Per potersi sedere a un tavolo di governance e cercare di attrarre il massimo per quanto riguarda 1.600.000 sardi o anche, se vogliamo, i non residenti, bisogna sedersi essendo sicuri di capire dove sta andando il trasporto aereo. Cioè devono capire dove sta andando il trasporto aereo e vedere quali sono le possibili intrecci, chiamiamoli così, o connessioni fra il trasporto aereo generale e il trasporto aereo della Sardegna. Questo è molto importante, perché se non capissero o non capiranno questo, ci saranno sempre meno vettori che verranno. Cioè verranno a fare il libero mercato, ma non verranno sicuramente né per continuità territoriale né per cercare di essere dei buoni profeti e dei buoni amici della Sardegna, come molte volte si autodefiniscono, ma solo per strappare qualche co-marketing in più per me. Ok, molto bene. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza.